caratterizza appunto questo esercizio alla sbarra e che la Federazione Internazionale ha riconosciuto come movimento Cassina. In pratica è un Kovac con avvitamento. Forza Bilo, anche tu puoi farci sognare in questa notte che certamente ha molte nuvole e poche stelle, ma tu sei una di queste. Ho trattenuto un attimo il respiro. Eccolo il suo movimento, Cassina. Perfettamente impugnato il Cassina, doppio teso, ancora Igor. Bravissimo Igor, bravissimo, impugnato anche bene per poter continuare bene la gran volta successiva. E ormai siamo quasi nella parte finale. Bene questa infilata, quasi in verticale. Forza Igor, siamo quasi all'uscita. Ecco l'uscita, doppio teso, doppio avvitamento, ben tenuto, guardatelo bene, ha un aspetto umano ma è un punto esclamativo pervaso da energia, venuto dallo spazio, si chiama Igor Cassina, signori, si chiama Igor Cassina e non ce n'è per nessuno. Igor Cassina ha eseguito un esercizio da medaglia d'oro. Oh, che emozione! Secondo appuntamento con gli eForum Live di Pointers Italia, in studio con noi Igor Cassina. Ciao a tutti. In compagnia di Igor, chiaramente uno dei rappresentanti di Pointers Italia, Corrado Bergagna, membro del Consiglio di Amministrazione. Ciao Corrado, grazie di essere con noi. Ciao, ciao a tutti. Posso commentare Partiamo una subito cosa? Da dove vuoi. Questo video l'ho visto un'infinità di volte. Tuttora mi emoziona tantissimo. Perché conosco bene Igor, eravamo vicini di casa praticamente, a Meda, e ti posso dire che quel giorno io ero negli Stati Uniti in vacanza e praticamente c'ero io, ma anche i miei figli, eccetera, che eravamo tutti concentrati a vedere la sua prova alle Olimpiadi. E per me è stato veramente tra le più grandi emozioni, sinceramente, che ho avuto nel vedere lui vincere e portare a casa la medaglia d'oro. Incredibile. Infatti, Corrado, sono passati 17 anni, ma perché parliamo del 2004, Atene, Igor ottiene la prima medaglia d'oro, no, in questo campo per l'Italia, esatto. All'interno delle Olimpiadi. Però sembra ieri, no? Nel senso, perché come dicevi giustamente, ogni volta che si vede questo filmato le palpitazioni crescono. Non ti chiedo, Igor, quante volte hai visto questo video, perché saranno innumerevoli, però partiamo subito da questo risultato storico. Cosa ha significato per te, per la tua carriera, e cosa ti porti dietro da questa incredibile esperienza? Sì, il 23 agosto del 2004 è stata per me la realizzazione di un sogno che ho inseguito e ho allenato dall'età di 6 anni, perché all'età di 6 anni, quando ho messo i miei piedi in una palestra di ginnastica artistica, non sapevo come avrei potuto realizzare quello che abbiamo appena visto, ma la famosa visione di aver trovato il tuo ambiente e il voler inseguire qualcosa per emulazione, per ispirazione di tanti ragazzi che già facevano esercizi complessi. Quindi io posso definire quella finale come parte del coronamento di un sogno, del mio viaggio di vita, che mi ha reso una persona estremamente identificabile con i miei valori di vita. Senti, è stata una finale, peraltro, guardando più al lato meno emotivo ma sportivo, molto complessa, molto difficile, punteggi assegnati da... Poi, peraltro, lo sport che rappresenta è uno sport anche difficilmente giudicabile, no? Perché c'è una giuria, diventa molto soggettivo. Come hai vissuto quei momenti? Che aria tirava, no? da dentro, non da fuori le quinte? Sì. Mi sono preparato in maniera molto meticolosa, quindi la preparazione è stata molto attenta, sapendo a quello che avrei fatto in ogni singolo momento, prima, durante e dopo. E quel 23 agosto sono successe una serie di situazioni che in una finale olimpica non sono mai successe, come bloccare la gara per circa 15 minuti, modificare e assegnare un punteggio a un punteggio già assegnato, quindi è stato qualcosa di molto particolare, e dentro di me mi sono detto: ma tutto quello che ho fatto, il mio impegno, la mia costanza, la mia determinazione mi ha portato oggi a poter realizzare il mio sogno, e succedono cose che non avevo preventivato. Bene,
Lì a quel punto ho semplicemente portato la mia visione a vedermi realizzare nonostante tutto, nonostante le circostanze e le difficoltà, perché alzare il braccio davanti a milioni di telespettatori e di persone lì presenti, hai un minuto di tempo, perché il mio esercizio di fatto dura un minuto, un esercizio rischioso e complesso. Ho semplicemente cercato di stare più lucido possibile e concentrarmi sul premio finale. Un minuto, Corrado, di esercizio con mesi e mesi di preparazione, no? Sì, è quello che ho detto all'inizio. Secondo me c'è tanta affinità fra la vita, il lavoro e anche in questo caso l'attività sportiva a livelli eccelsi come quelli che ha vissuto Igor. Nel senso che l'impegno è fondamentale, la serietà, e solamente se tu hai questi valori che ti devono guidare in ogni momento puoi arrivare a determinati risultati, sia nello sport ma anche nella vita e conseguentemente anche nel mondo del nostro lavoro. Senti Igor, la ginnastica è uno sport estremamente difficile, lo è ancora di più, immagino praticarlo no, con questa situazione anche della sbarra, no, che crea anche un discorso legato anche all'altezza, immagino c'è anche dietro una preparazione fisica importante, no? Tu non hai il fisico come dire, predefinito per fare questo tipo di attività. Quanto è stato un limite nel tuo percorso questo, oppure come lo hai trasformato in un valore aggiunto? Sì, di fatto è stato un limite nella fase iniziale, anche perché questo limite non era ben visto dagli allenatori, perché nessuno credeva nel fatto che Igor Cassina avrebbe potuto realizzare qualcosa, non qualcosa di così grande, ma semplicemente realizzare qualcosa in questo sport. Dico sempre, e Corrado lo sa molto bene, che se fossi stato nell'ex Unione Sovietica, il giorno dopo mi avrebbero mandato a fare probabilmente un altro sport, perché è gracilino, molto alto e non sono, diciamo, quei requisiti classici. Saresti stato scartato a priori, sostanzialmente. Molto probabilmente sì. Quindi, nonostante questa difficoltà iniziale, ed è qualcosa che utilizzo sempre nella vita di tutti i giorni per creare un collegamento, che indipendentemente da poter vivere delle difficoltà iniziali su qualsiasi cosa che facciamo nella vita, nel momento in cui ti piace molto quello che stai facendo e nasce poi quella conseguente passione che io definisco profonda, allora ci possono essere i requisiti tali per cui ti puoi realizzare. Quindi il fisico è stato indubbiamente un limite iniziale, ma quel limite mi ha permesso di scoprirmi, di lavorare a fondo, di lavorare sodo e scoprire il concetto di fatica. Il mio motto è: la fatica di oggi è il risultato di domani. Bellissimo. Peraltro, sull'aspetto fisico, giusto una precisazione magari per chi non segue con attenzione questo tipo di sport, di solito, come dire, il prototipo dell'atleta è una persona piuttosto bassa, esile, magra, no? Quindi Igor, ve lo posso assicurare, l'ho visto prima delle registrazioni un pochino più da vicino, seppur sempre a distanza, bello muscoloso, bello alto, quindi voglio dire, c'è stato tanto da lavorare da questo punto di vista, però mi sembra di capire che parta tutto dalla testa, dall'approccio mentale, no? Vero, i limiti possono diventare un nostro punto di forza e dobbiamo essere noi a fare in modo che quel qualcosa che in quel momento ci sta limitando dal poter crescere e avere una visione molto più globale ed insieme di quello che possiamo realizzare può diventare di fatto un punto vincente, e per me è stato questo. Altra metafora che potremmo spostare sul mondo del lavoro, giusto Corrado? Sì, però vorrei fare una domanda proprio a Prego. Igor, in funzione di quello che abbiamo vissuto negli ultimi tempi e del rischio effettivamente corso di andare alle prossime Olimpiadi senza inno e senza bandiera. Che cosa comporta per un atleta andare sul podio più alto e vedere il tricolore e sentire l'inno? Secondo me deve essere una gioia fantastica e mi agghiaccia l'idea del rischio che abbiamo corso. Cosa ne pensi? Sì, per un atleta, visto che adesso stiamo parlando di sport, ma di fatto poi per chi vive l'inno e soprattutto rappresenta la nazione con entusiasmo, con gioia e col voler dimostrare che effettivamente abbiamo un grande valore, pensare di salire sul gradino più alto del podio e non avere il tricolore
e non sentire il proprio inno è qualcosa che potrebbe generare un po' di frustrazione. Frustrazione per il semplice fatto che io da italiano, cittadino del mondo, sì, ma sono italiano, quindi mi sento di essere un po' nazionalista. Sono orgoglioso nel poter far vedere non solo all'Italia, ma al mondo intero quanto siamo forti, quanto siamo bravi, quanto siamo preparati, quanto possiamo lasciare un messaggio importante, un imprinting molto forte. Lo sport è uno strumento educativo che aiuta veramente tutte le persone a crescere. E vedersi togliere questa grande opportunità sarebbe stata una beffa, in maniera anche egoistica, buona per l'atleta stesso, che comunque dedica gran parte della sua vita, dedica tutto se stesso per cercare di realizzare un grande sogno. Non potersi vedere coronare questo sogno fino in fondo è quella famosa ciliegina sulla torta che ti ruba anche il piacere di quello che hai mangiato prima. Ma fortunatamente, non so se è fortuna, siamo in un paese che alla fine riusciamo a realizzare quello che abbiamo in testa e quindi siamo riusciti a trovare quel famoso equilibrio, quindi augurandoci della partecipazione olimpica per Tokyo, avremo tutto quello che serve avere per coronare al meglio un momento così importante. Sarebbe stato veramente un grande peccato, una grande amarezza. Hai toccato un tema, giustamente, Corrado, tra l'altro molto attuale, ma che ci ha fatto preoccupare non poco a noi appassionati sportivi. Si dice spesso, Igor, che purtroppo alcuni sport, noi che siamo una nazione dove il calcio imperversa, vivano solo di luce durante i grandi eventi, per esempio appunto le Olimpiadi. Perché secondo te cosa si può fare per, come dire, dare più spazio anche nella quotidianità a questo tipo di attività, che peraltro sono molto praticate in Italia, perché poi c'è uno zoccolo duro, no, di praticanti che contribuisce, no, a portare avanti il movimento. Sì, la ginnastica artistica è uno di quegli sport che è sempre più seguito. Sono molto convinto e molto fermo in quello che sto per condividervi, che la famiglia, il pilastro famiglia e il pilastro scuola debbano e siano due strumenti molto potenti per sviluppare il concetto di cultura nello sport. Quindi i genitori, la famiglia e la scuola sono assolutamente da identificare come strumenti, luoghi per diffondere la cultura dello sport. Poi, naturale conseguenza che i media, la stampa, la televisione, anche loro mettono un imprinting molto forte per veicolare un messaggio, ma di fatto questo messaggio deve assolutamente partire dalla famiglia, che dà dei valori ai figli, e lo sport è una cultura importante, è uno strumento educativo, e logica conseguenza i nostri ragazzi crescono con i valori dei genitori e con quello che la scuola, questo strumento educativo, trasmette. Quindi, tra le righe, la struttura scolastica in Italia dovrebbe prevedere molta più pratica dello sport, non per pensare di diventare un campione, che è semplicemente un passaggio, una conseguenza, una logica conseguenza, ma proprio vivere l'intensità e la magia che lo sport può dare in termini di crescita personale. Aggiungo io poi forse anche magari un supporto, oltre alla parte formativa, come giustamente ricordavi, scolastica, da parte dei media, che magari dovrebbero ridistribuire anche in maniera un pochino più equilibrata, no, il tema sportivo, probabilmente. Questo è un campo molto particolare, dove ci sono poi interessi particolari. Quello che è la profondità del nostro messaggio che di fatto lanciamo, io vi ringrazio anche per questo, che veramente lo sport è una cultura. E quello che è una cultura deve essere tramandato di generazione in generazione, e dobbiamo essere noi in primis a viverlo e a trasferirlo alle nuove generazioni. Poi anche la scuola ci metterà il suo. Questo è un bellissimo messaggio. Un altro tema che credo sia molto caro peraltro alla famiglia di Pointes è quello del poter lavorare in team, del poter lavorare in squadra, delle connessioni, no, Corrado? Cioè, quanto avete investito da questo punto di vista in questi anni? Tanto, tanto, tanto. Perché d'altronde quando parli di rete, di network, alla fine vuol dire una comunità.
Certo. Ecco, ti chiedo Igor, tu alla fine sei diventato famoso, hai raggiunto dei risultati importanti in maniera individuale, però dietro credo che ci sia stato un grande lavoro di squadra. Come si crea un equilibrio, no? In uno sport che tu hai praticato a livello individuale fondamentalmente? Sì. Corrado parlava di community. Community quindi un grande senso di appartenenza per una mission. C'è una mission aziendale molto forte e la mission dell'individuo è direttamente collegata a pensare che da soli è impensabile potersi realizzare. Il mio, sì, di fatto è uno sport prettamente individuale, ma per far sì che Igor Cassina il 23 agosto potesse realizzare quello che ha realizzato, indubbiamente c'è stato una cornice, un contorno molto più potente di lui. I miei genitori sono le persone che ringrazio e ringrazierò sempre per una cosa preziosa che mi hanno dato, che sono quei famosi valori. I miei allenatori, che anche se all'inizio non credevano in me, di fatto poi col tempo mi hanno dato quello che mi serviva per potermi realizzare. I miei compagni di squadra, i fan, c'è un pool di persone che lavorano per te, anche se a volte non sembra. Quindi il concetto di lavorare in team, sentirsi parte di una community e sentire nostra e viva e accesa dentro di noi la mission ci permette di poter fare la differenza come individui in maniera collettiva. Questa è un po' una chiave di lettura che dobbiamo sì, per forza di cose trasferire sul lavoro. Sposiamo al 100%. Volevo dire, lui ha portato la medaglia d'oro. Attenzione. Attenzione, questa è una sorpresa, non lo sapevo neanche, quindi... Beh, me l'hai fregata. L'ha rubata a Corrado. No. Eccola qua. Andiamo, chiedo dalla regia di mostrarla da vicino e... Insomma, questo credo che sia un oggetto decisamente importante. E mi sembra che gestisca tua mamma, giusto? Sì, mia mamma è... È lei che sa veramente, si devo chiedere permesso qualche giorno prima come è successo per questa situazione, questo evento. Quindi tecnicamente Igor come funziona? Una volta che un atleta riesce a raggiungere questo traguardo clamoroso viene poi consegnata una medaglia che non viene tenuta dalla federazione ma viene lasciata appunto all'atleta? Sì, è il CIO, Comitato Internazionale Olimpico, certo. Che appunto destina poi la medaglia, la varia alle federazioni di appartenenza e dopo è la federazione che dopo ti riconosce il tutto. Quindi è stato un riconoscimento che non è tanto la medaglia in sé e essere diventato campione olimpico, ma è proprio un percorso di vita, è un viaggio, certo. Che mi ha dato un bagaglio che mi porto e mi porterò per tutta la vita. Certo. Primo messaggio di questa prima tornata di contenuto qui in studio con i nostri ospiti riguarda proprio la forza, no? La tenacia, la voglia di arrivare nonostante magari le difficoltà, le diversità e Igor ci dimostra che tutto questo è possibile. Poi però c'è un secondo messaggio che volevo affrontare qui con voi che è quello del trovare comunque una chiave di lettura comunque, no? Al di là di quello che poi è stato per te il tuo successo sportivo, la tua carriera, perché poi per gli atleti soprattutto arriva un momento nel quale tutto finisce e bisogna ripartire. Ecco, forse questo è un momento dal mio punto di vista ancora più complesso, no? Perché cambiano un po' i connotati. Tu hai avuto chiaramente la fortuna di diventare famoso, di poter contare su quello che era il tuo percorso storico, però poi a un certo punto lo sport non può più praticarlo e reinventarsi diventa una seconda sfida, diventa una motivazione che poi, se vogliamo sempre usare un po' un parallelo, no, Corrado, è un po' quello che percorrono anche tutti gli affiliati della rete Pointest che si trovano poi a dover seguire, no, il loro percorso di generazione in generazione. Ecco, quanto è stato difficile questo passaggio per te, Igor? Ah, personalmente ho lasciato la mia carriera sportiva all'età di 33 anni. Sono stato poi negli Stati Uniti a New York come docente di educazione fisica, mi sono laureato in scienze motorie e quello mi ha permesso di vivere una bella esperienza. Poi sono rientrato in Italia, ho fatto il direttore tecnico per 4 anni, ho portato anche un club, la società Pro Karate, a vincere il campionato italiano della massima categoria. È stata una bellissima soddisfazione da un punto di vista umano e poi ho trasferito, diciamo, le mie abilità e il mio know-how in un altro progetto, adesso nel settore del benessere. Quindi di fatto mi sono reinventato, è qualcosa che mi sta affascinando tantissimo e che mi sta mettendo nella condizione di essere tornato l'Igor Cassina competitivo come allora.
E di fatto, su quello che tu dicevi, il successo è semplicemente far accadere delle cose e dobbiamo decidere, dobbiamo imporci di decidere e recidere tutto quello che non ci ha permesso magari di realizzarci fino ad oggi, perché la fortuna, sappiamo, no? Alcune parole e collegamenti con la fortuna. Quindi io mi ritengo sì un ragazzo fortunato perché ho avuto dei genitori che mi hanno trasmesso dei valori unici, ma poi di fatto mi sono messo in gioco e ho fatto delle scelte totalmente diverse dalla maggior parte dei miei compagni. Quindi chi si realizza non è fortunato, non è perché il papà o la mamma gli hanno dato questo, quello o quell'altro, ma è semplicemente perché hanno pagato un prezzo. E avere successo implica pagare un prezzo. Avere dei valori, indubbiamente, avere un perché forte e sapere perché ci svegliamo al mattino e perché dovremmo andare in palestra, perché dovremmo andare al lavoro, perché. Darsi delle risposte e andare nel profondo non è mai così semplice, ma quando noi esseri umani ci diamo queste risposte, allora automaticamente puoi centrare il più forte insieme e ottenere i risultati come si stanno ottenendo. Corrado, mi soffermo su una parola che ha citato Igor, che penso sia emblematica anche per Pointes, la capacità di reinventarsi. Devi sempre crescere, devi sempre, hai sempre l'obiettivo del successo, però le strade per raggiungere il successo sono diverse. Conseguentemente, come Waze, che oggi in funzione del traffico ti dà un percorso alternativo, tu devi impegnarti per trovare i percorsi alternativi per raggiungere il tuo obiettivo, questo sempre. Quindi Igor, una seconda vita che per te ha rappresentato tanti cambiamenti, c'è stato spazio anche per una laurea, eh? Questo lo vorrei sottolineare perché non è anche questo così scontato, quindi una laurea in scienze motorie, poi un percorso da allenatore, oggi questa attività come imprenditore nel campo del benessere, è una vita che si è spostata radicalmente, sei nato e cresciuto in Brianza, precisamente a Meda, oggi vivi a Treviso. Sì, esattamente, mi sono trasferito a Treviso per il mio amore Valentina, la bionda riccia, che mi ha detto o vieni a Treviso altrimenti è finita. E quindi giustamente, insomma, per amore sappiamo. E anche quella è stata un'altra prova, no? Voglio dire, no? Certo, e Corrado parlava di crescita, di evoluzione, e questo è qualcosa che mi affascina. Non dare mai niente per scontato e avere sempre degli obiettivi, nuovi obiettivi, impegnarmi per cercare di raggiungerli e realizzarli soprattutto. Quindi il fallimento c'è, esiste, ma è solo un passaggio per capire come raddrizzare il tiro. Quindi tante volte magari ci limitiamo a vedere quello che succede attorno a noi con una chiave di lettura non ottimistica, non dico positiva, perché oggigiorno dire positiva potrebbe magari allarmare qualcuno, quindi preferisco utilizzare la chiave di lettura, vedere tutto quello che succede come una lezione. Quindi andare a letto la sera e dire che lezione ho imparato oggi, nonostante è successo quello. Igor, lo abbiamo detto, passati tanti anni, come vedi oggi però il movimento sportivo? Sei ancora un appassionato, la ginnastica in Italia a che stadio è? Come sono cresciute le altre potenze, la Russia? Come siamo messi? Sono nato in verticale e mi seppelliranno in verticale, quindi indipendentemente che Igor Cassina, tra virgolette, ha lasciato il mondo dello sport e della ginnastica artistica, ce l'ho sempre in testa la ginnastica artistica e lo sport in generale, perché veramente è la mia vita. E la ginnastica artistica oggigiorno, sia nel settore maschile e femminile, nella ritmica e nel trampolino, e anche nel settore dell'aerobica, ci sono atleti che possono fare la differenza. Non ultimo, Marco Lodadio, che ha vinto la medaglia ai campionati del mondo, gli ultimi campionati del mondo, quindi ci attendiamo grandi cose da lui perché ha un grande potenziale nella specialità degli anelli. Ma non vengono da meno tanti altri atleti, ripeto, nei vari settori, che possono darci delle belle soddisfazioni. Crescere. Corrado, siamo in chiusura, poi un'ultimissima domanda per Igor. Un esempio, al di là dell'amicizia, credo di poter riassumere, un esempio di onestà intellettuale, di sport fatto col sudore, con la fatica. Come svoltiamo questo messaggio nella famiglia come portiamo questo messaggio nella famiglia Pointes? No, quello che volevo sottolineare è che lui ha raggiunto dei traguardi incredibili. Però io che sono andato a vederlo durante gli allenamenti
e vedevo la vita che faceva, ti posso confermare che dietro c'è tanta, tanta fatica, tanta, tanta fatica. Quindi non dobbiamo mai dimenticarci questo messaggio. Se vogliamo ottenere qualcosa dobbiamo veramente impegnarci tanto. A me piacerebbe rivedere Igor un giorno allenatore della nazionale italiana, magari alle Olimpiadi, e poter contare sulla sua esperienza e poter portare a raggiungere gli stessi traguardi, no? Tuoi magari futuri atleti. Non so se avverrà questo, però un'ultima curiosità me la devi togliere. Hai esposto la tua medaglia, siamo veramente orgogliosi di aver vissuto questo momento con te. C'è stata una persona ancora oggi con cui ti sei identificato quando hai vinto e raggiunto questo traguardo e hai detto: ho vinto questa medaglia, la dedico a me stesso, a chi? Sì, potrei commuovermi in questo momento perché passa il tempo e probabilmente non è tanto una questione di anni, ma è proprio la consapevolezza. Quando sviluppi la consapevolezza che quello che hai raggiunto lo devi magari a una persona in particolare, ecco che può scattare il concetto di emozione, che il mio sport mi ha sempre un po' tenuto da parte, perché devo sempre essere freddo. E quindi anche quello che sto facendo oggi nel progetto di benessere mi aiuta a vivere emozioni. Quindi è mio papà Carlo, che magari mi sta seguendo, ci sta seguendo. Mio papà Carlo è la persona che per me veramente incarna quei valori di persona esempio, tutto d'un pezzo nel senso buono del termine. È la persona migliore che poteva mettermi nella condizione di vivere questo sogno, quindi grazie papà. Saluto anche da parte nostra a papà Carlo. Bene, abbiamo concluso, è stato un bel viaggio. Io ringrazio Corrado Bergagna, membro del Consiglio di Amministrazione di Point S Italia. Grazie Corrado di essere stato con noi. Igor, speriamo di vederci presto e grazie per aver portato la tua storia, perché è una storia bellissima. Insieme grazie. Più forti, a bomba! Noi proseguiamo pure con gli eForum Live di Point S Italia.